La trovo adorabile, mi piace, la compro. Sono contento che le piaccia, del resto è l'ultimo modello. Può mandarmela subito? Immediatamente. Vede, è il compleanno di mio marito e voglio fargli una sorpresa. Oh, certo, capisco. Il suo indirizzo, per favore. 1127 Walnut Avenue. 1127 Walnut Avenue. Laurel e Hardy Trasporti, fondata nel 1931. Dalla piccola ghianda nasce la grande quercia. Oh, scusi, signor portarettere. Dica. Saprebbe dirmi dov'è il 1127 della Walnut Avenue? 1127 Walnut Avenue? Sì, signore. È quella casa lassù, proprio in cima alla salita. È quella casa lassù, proprio in cima alla salita. Stai buonina, Susie. Aspetta un momentino, è un'operazione che va studiata. Poggiamela dolcemente sulla schiena. Aiuto! Mi stai schiacciando! Aiuto! Alzala! Sei sempre il solito stupido. Olio meglio. Andiamo. Presto, solleva. Avanti! Adesso ti do io il tempo. Reggi forte, non mollare. Forza. Adesso. Issa? 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 Mi lasciate passare, per favore? Ma certo, signora, solo un attimo. Un momentino di pazienza. Ecco. È semplice. Dorri Stanley! Oh, ma che razza di stupidi! Oh!
alla fine mi ha anche dato un calcio. Le ha dato un calcio? Sì, un calcio, nel pieno del mio dovere quotidiano. Ah, le ha dato un calcio, eh? Ehi, voi! Cosa c'è? Venite giù! Vai giù a vedere cosa vuole. Vai giù tu a vedere cosa vuole. Non discutere, vai giù a vedere cosa vuole, ti ho detto. Io non discuto, ma... E allora cammina. Cosa vuole? Non fermarti lì, vai fino a giù, stupido. Vuole? Non voglio te. Voglio quell'altro scemo. Che c'è? Non vuole me. Vuole quell'altro scemo. Sei tu. Ah. Aiuto! 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 Fastidio a quella ragazza. Chi? Io? Sì, tu! Ma se ho soltanto... E questo ti serva di lezione. Ti fai prendere a calci così? Stai a sentire, se diceva un'altra mezza parola io lo prendevo per il bavero. E questa è la seconda lezione. Ehi, professore, non ti sembra di rompere un po' troppo le scatole? Che cosa intendi dire, giovanotto? Oh, ecco, lui voleva dire che lei è un po' molto giocherellone. Questa volta la lezione è per te. Issa! Beh, quando vi decidete a togliere di mezzo questo catafalco? E a lei cosa gliene importa? Mi importa perché devo passare. Perché non passo di lato? Passare di lato? Io, il professor Teodoro Piccinò dei Piccinoti, Granduff...